Le notizie in primo piano di questa edizione del telegiornale. Sangue sulle strade, tragico schianto tra auto e camion a Senigallia, muore un bimbo di 6 anni. A Ponte Murello un centauro è stato trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona. Anziano rapinato in casa e legato al letto, arrestato un giovane cubano ma ora è caccia al complice. Contagi in rialzo nelle Marche, 13 nuovi casi positivi al coronavirus e 2 ricoverati in più nelle ultime 24 ore. Al via i test sierologici per docenti e personale scolastico. Ecco come si nasce ai tempi del Covid. Il Santa Croce di Fano, primo nelle Marche a realizzare un percorso protetto con accesso familiare in tutta sicurezza. Critica di Ricci sulla mancanza di controlli in spiaggia, oggi si dimette il capo della polizia Gianni Galdezzi. Dopo Fano e Senigallia anche a Pesaro salta la fiera di San Nicola, l'assessore Frenquellucci spiega dobbiamo tenere alta l'attenzione, il Covid è un nemico invisibile. Fagioli alla John Wayne e proiezione del film Lo chiamavano Trinità, serata speciale Tre Ponti di Fano con ospiti vestiti a tema e cavalli. Domani all'Arena BCC andrà in scena la compagnia dialettale Artacan. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la tragedia che si è consumata a Senigallia, dove un bambino di 6 anni è morto in un terribile incidente stradale. È accaduto questa mattina poco dopo le 8 lungo la strada della Bruciata. Il piccolo era in auto con il padre quando il mezzo si è scontrato con un camion della spazzatura che era fermo a bordo strada. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il camion è finito nel fosso adiacente alla carreggiata. L'urto è avvenuto proprio sul lato passeggero dove si trovava il bimbo. Per lui non c'è stato nulla da fare, pare sia morto sul colpo. Il padre della vittima invece è rimasto ferito ma non sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato comunque trasportato all'ospedale di Senigallia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e della stradale per i rilievi di legge. E un altro incidente si è verificato sempre in mattinata, ma a Ponte Murello, nel comune di Cartoceto. A scontrarsi intorno alle 11 sono state un'auto e una moto, una Yamaha 600. La vettura, una mini condotta da un 21enne di Bellocchi, proveniva da via Cesare Battisti e si stava immettendo sulla Flaminia in direzione Lucrezia, quando si è scontrata frontalmente con il motociclista, un 28enne di Colli al Metauro, che stava procedendo sulla Flaminia in direzione Fano. A causa del forte impatto, la moto è finita contro un'abitazione, il conducente è stato scaraventato per alcuni metri lungo la carreggiata. Allertata l'eliambulanza, il centauro è stato trasportato al Torrette di Ancona, ma non è in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Colli al Metauro, che ora stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente per accertarne le responsabilità. Ed ora torniamo a parlare del Covid-19, perché i contagi sono in rialzo nelle Marche, in aumento anche i ricoverati, 2 in più rispetto alla giornata di ieri, e le persone in quarantena. Nella provincia di Pesaro Urbino dalla prossima settimana partiranno i test sierologici su base volontaria per i docenti ma anche per il personale scolastico. Tutti i dettagli nel servizio di Francesco Salvago. Sono 13 casi positivi al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, su 1036 tamponi analizzati nel percorso 9 diagnosi, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e un caso fuori regione. Questi casi, fa sapere il Gores, comprendono rientri dall'estero, screening, percorso sanitario e casi in ambienti di vita e divertimento. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1579 tamponi, di cui 1036 nel percorso 9 diagnosi e 543 nel percorso guariti. In vista della riapertura delle scuole, dal 24 agosto scatteranno i test sierologici su base volontaria riguardanti il personale scolastico. E quanto si apprende da una nota del Ministero dell'Istruzione, che ha trasmesso agli uffici scolastici regionali le modalità operative per l'effettuazione degli screening. I test sul personale docente e ATA saranno eseguiti dai medici di medicina generale dal prossimo 24 agosto, concedendo la possibilità di eseguire i test entro il 7 settembre prossimo, prima che iniziano le attività didattiche. Nel caso in cui il docente non ha il medico di famiglia, l'alternativa è quella di rivolgersi all'ASL di competenza.
Nel caso in cui un soggetto dovesse risultare positivo al test sierologico, dovrà sottoporsi al tampone presso il Dipartimento di Prevenzione entro le 48 ore successive all'esito del test sierologico, rimanendo in isolamento domiciliare fiduciario. E nascere ai tempi del Covid è un avvenimento ancora più straordinario. Il punto nascita di Fano è stato il primo delle Marche a realizzare un percorso protetto con l'accesso familiare in tutta sicurezza. L'obiettivo, come ci ha spiegato questa mattina il primario Claudio Cicoli, è stato quello di non lasciare sole le future mamme in un momento così difficile, anche indimenticabile. Sentite. La vita che batte la pandemia è un simbolo di forza e di speranza, soprattutto in questi mesi nei quali abbiamo sentito parlare di numeri, decessi, contagi e guariti. Ma un neonato venuto al mondo nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria mondiale rappresenta non solo un evento straordinario, ma anche la storia di chi ce l'ha fatta e di chi finalmente può accogliere tra le braccia una piccola creatura. Tanti però sono stati i dubbi e le preoccupazioni delle neomamme nel lungo percorso preparto, dai controlli programmati alle ecografie, alla presenza o meno del compagno oppure di un familiare in sala parto. Infatti i protocolli regionali e nazionali non prevedevano quest'ultima possibilità. Così nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Croce di Fano è stato istituito un percorso protetto in accordo con la direzione medica di presidio e la direzione generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Abbiamo voluto dare la possibilità alle mamme di far partecipare un stretto familiare, in questo caso il marito, facendo questo percorso anche al marito, per cui alla 39esima settimana noi sottoponiamo a tampone nasofaringeo il marito. Se il marito è negativo, chiaramente fino al momento del parto gli si danno le stesse, diciamo, consigli di non frequentare praticamente luoghi affollati o potenzialmente infetti, in modo tale che nel momento in cui la donna viene a partorire può entrare anche il marito durante il travaglio di parto, seguirlo tutto fino al momento del parto e venire anche nei giorni successivi alle visite negli orari prestabiliti. Invece, nel caso in cui la mamma dovesse risultare positiva, sarà necessario seguire il protocollo Covid, il quale prevede il parto nel punto nascita di Pesaro, diventato luogo di riferimento per le donne in stato interessante contagiate dal virus. Inoltre, il tampone previsto per il percorso protetto al Santa Croce è gratuito perché a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Infatti, la direzione ha deciso di non far ricadere questa spesa sulle famiglie. Quanti sono i parti che registrate mensilmente e quali sono i vantaggi del punto di nascita unico? Da quando abbiamo un punto nascita unico ci aggiriamo intorno ai 95-110 parti al mese circa, ecco. E il nostro, chiaramente, il nostro obiettivo è quello di raggiungere almeno 120-130 parti al mese, perché da quando siamo punto unico, no, nascita tra Fano e Pesaro, indipendentemente dove questo sia, praticamente noi abbiamo messo insieme due organi, due formazioni, no, due piante organiche che mentre prima lavoravano in reperibilità, oggi noi H24 siamo presenti senza praticamente l'ausilio dei reperibili. Questo, spiega il primario, significa che il personale è in grado H24 di rispondere alle emergenze urgenze del reparto di ostetricia. Grazie alla presenza di due medici, quattro ostetriche e un anestesista, la sala operatoria può essere attivata nel giro di pochi minuti. In alcuni casi, sottolinea Cicoli, l'intervento immediato significa evitare handicap permanenti nei bambini che devono venire alla luce. Anche nei prossimi mesi si manterrà il punto nascita unico? Beh, finché rimane l'emergenza Covid, io penso che le direttive regionali e le direttive della, cioè quelle che sono le direttive della direzione stessa, siano quelle di rimanere in questa situazione. Abbiamo visto anche dagli ultimi dati che il virus ancora è presente, che c'è praticamente una ripresa, no, nel numero dei contagi. Questo non ci deve far abbassare la guardia, dobbiamo sempre tenere presenti quelle che sono le prevenzioni, quindi io mi raccomando sempre disinfezione delle mani, portare la mascherina, non frequentare luoghi, no, affollati, come nel caso dell'ostetricia è un cammino dove alla fine, no, come obiettivo alla nascita di un bimbo in sicurezza, e dove una famiglia praticamente, ecco, deve accogliere nel benessere, nel pieno benessere e nel pieno della salute praticamente questo bimbo, che rappresenta un'aspettativa di vita per la famiglia e per tutti i familiari che gli stanno intorno.
E l'intervista integrale che abbiamo realizzato al dottor Claudio Cicoli la trasmetteremo subito dopo il nostro telegiornale. Andiamo avanti con la scaletta, ancora cronaca. I carabinieri di Senigallia hanno arrestato un 29enne di origini cubane domiciliato ad Ancona, ritenuto responsabile di rapina aggravata in abitazione in concorso con un altro uomo. I fatti risalgono alla sera del 7 agosto, quando due persone col volto travisato si sono introdotte nella casa di un 77enne che vive da solo poco fuori dal centro di Senigallia. I due, che sono entrati grazie ad una porta lasciata aperta, hanno aggredito il proprietario colpendolo più volte e immobilizzandolo per poi mettere a soqquadro la casa. Dopo essersi impossessati di 350 euro e di vari monili d'oro, hanno legato la vittima al letto con delle cinture e gli hanno coperto la bocca con una sciarpa per poi fuggire con la rifurtiva. L'anziano è riuscito a liberarsi e a chiamare il 112. I carabinieri hanno identificato uno dei due rapinatori in meno di 10 giorni grazie alle impronte digitali e all'analisi dei tabulati telefonici, ma ora è caccia il complice. Intanto il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cubano. A casa del 29enne i militari hanno rinvenuto parte della refurtiva. E dopo Fano e Senigallia, anche a Pesaro salta la fiera di San Nicola, quindi è stata annullata. Ad annunciarlo è l'assessore Francesca Frenquellucci. La fiera tornerà il prossimo anno, più sicura e bella di prima. Con queste parole l'assessore alle attività economiche del comune di Pesaro, Francesca Frenquellucci, ha annunciato che la fiera di San Nicola per quest'anno sarà annullata. Una decisione presa stamani in giunta dopo una lunga consultazione con ambulanti, associazioni di categoria, prefetto e ASUR. Ci dispiace tanto di questa decisione, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia e dobbiamo pensare prima di tutto la salute dei cittadini. Abbiamo voluto anticipare la notizia per aiutare appunto le imprese a non comprare la merce che poi avrebbero venduto alla Fiera di San Nicola. La Fiera di Pesaro non è stata l'unica ad essere annullata. La crescita della curva dei contagi, che si è verificata soprattutto negli ultimi giorni, ha comportato anche la sospensione delle fiere di San Bartolomeo a Fano e Sant'Agostino a Senigallia. Invece la Guardia Costiera di Pesaro è intervenuta sul litorale compreso tra Baia Vallugola e Gabice Monte per liberare la spiaggia dalla presenza di alcune strutture realizzate con i tronchi e pezzi di legno trasportati dalle mareggiate, ma anche con altri materiali, tra i quali oggetti in plastica, stoffe, cordame e rifiuti vari. 5 capanne abusive sono state sequestrate dall'autorità giudiziaria. Inoltre sono state elevate 9 sanzioni amministrative per un totale di 1.800 euro a carico di persone che transitavano sul tratto di litorale che è interdetto con apposita ordinanza sindacale. Rimaniamo a Pesaro perché dopo 6 anni di mandato se ne va con una lettera di dimissione a effetto immediato il comandante della Polizia Locale di Pesaro, Gianni Galdenzi, di 54 anni. La decisione è stata presa dal capo dei Vigili Urbani dopo le critiche via Facebook che il sindaco Matteo Ricci gli aveva rivolto il 16 agosto scorso sulla mancanza di controlli durante le feste in spiaggia che si erano svolte nella giornata di Ferragosto in barba all'ordinanza e alle regole anti-Covid. Ritenuto che non vi siano più le condizioni per una proficua collaborazione nell'ambito della polizia locale, ha scritto Galdenzi al comune, chiedo di essere assegnato con decorrenza immediata ad altro incarico. Ringrazio per la fiducia accordatami, ha concluso in questi 6 anni di mandato amministrativo. E preso atto del documento, oggi l'amministrazione comunale insieme al presidente dell'Unione dei Comuni ha chiesto a Francesca Muzzini di ricoprire il ruolo di comandante. L'incarico è stato accettato dalla Muzzini, che ha dato piena disponibilità. Ed ora cambiamo totalmente argomento, parliamo di fagioli, di cavalli e di abbigliamento. A tema western, ai Tre Ponti di Fano si è svolta una serata speciale dedicata al noto film del cinema italiano, lo chiamavano Trinità. A
50 anni dall'uscita al cinema dell'indimenticato cult del western comico italiano, quella coppia va Spencer e Terence Hill ai tre punti di Fano si è pensato di organizzare una serata speciale e alternativa. Carmine Imparato e Massimiliano Giometti hanno deciso di portare all'Arena BCC lo storico film rimasto nel cuore di diverse generazioni. Un tuffo nel passato non solo per la pellicola scelta, ma anche per il concorso indetto per la serata che ha premiato i migliori spettatori vestiti a tema. Assolutamente sì, non potevamo chiamarla diversamente, questa Fano en plein air, modo di vivere all'aperto. Qui devo fare i complimenti per il progetto portato avanti all'Arena BCC, questa collaborazione che si è aperta appunto con la Tre Ponti, con Giometti Cinema e con Carmine del Politeame Malatesta, perché è una collaborazione che sta funzionando molto bene, che sta portando tante persone, anche con dei bei progetti come quello di stasera, con il film di Terence Hill, Lo chiamavano Trinità, che ha richiamato molti appassionati del tempo, ma poi film per bambini, veramente tante attività che hanno portato tanta gente, quindi un progetto che funziona anche grazie a queste realtà. L'evento è iniziato alle 20.30 alla cooperativa Tre Ponti, dove i volontari hanno cucinato e distribuito piatti di fagioli alla John Wayne ai 130 partecipanti. Diverse le persone che hanno vestito i panni dei protagonisti del lungometraggio, addirittura c'è chi si è presentato in sella al cavallo portando a casa uno dei premi in palio. Vi siete messi in gioco questa sera? Di dove siete? Siamo di Fossombrone e Gino mi ha invitato e a me piace fare queste cose e ho colto l'occasione per scegliere la Trinità. Questo si chiama Ringo, un castrone di 27 anni che è stato il mio idolo perché mi ha fatto vincere tante cose. Lei è Olimpia, è una femmina di 17 anni. Quindi da qua fagiolata e poi andrete a vedere il film? Sì. Poi ci fermiamo e vediamo come si svolge la serata. I primi classificati si sono aggiudicati padelle, prosciutti e fagioli in scatola e mentre il cinema sotto le stelle continua a stupire e a far divertire grandi e piccini, ad esprimere soddisfazione anche il padrone di casa, Gino Bartolucci. È stata una bella idea, io non ci credevo, invece alla fine abbiamo radunato tanta gente. Poi la cosa più bella, Graziano col suo cavallo e la sua slitta che naturalmente ci faranno vivere una serata indimenticabile. Carmine, mi conferma che è partito proprio da lei questa idea? Vabbè, l'idea è, noi siamo una squadra, quindi l'idea non è mai singola ma è della squadra e come diceva Gino è molto bello perché noi insieme creiamo le iniziative e il problema è che anche se Gino non ci crede poi si realizzano, avete visto stasera, quindi non ne abbiamo, cioè noi non abbiamo solo questa, ne abbiamo e ne avremo anche altre e siamo solo contenti di realizzarle. Siamo curiosi perché già ha riscosso un bel successo tutto ciò che è stato realizzato fino a questo momento, quindi altri appuntamenti. Sì, altri appuntamenti, adesso questa sera da ringraziare Carmine, veramente, che ha avuto un'idea per farmi tornare bambino. Però dimostra anche un'altra cosa, che il cibo col cinema si sposano benissimo ed è una cosa che sicuramente avrà anche nel futuro un binomio importante dell'utilizzo del cinema. Per quanto riguarda gli eventi, sì, ne abbiamo proprio uno nei prossimi giorni con un cartone animato importante della Disney World che uscirà in anteprima in tutta Italia, anche qua, Arena BCC, accompagnato da un altro evento subito come prologo di un quarto d'ora di un evento live, una performance live di 44 gatti, una serie che va in televisione con le mascotte, tanti regali per i bambini. Quest'anno abbiamo cercato di farne parecchi, quest'altr'anno se Gino ci dà il permesso ne faremo ancora di più. Gino, che cosa risponde? 3 anni, questo è stato il primo anno, voi mi insegnate che il primo anno è un anno, io dico sempre zero, però con tanta soddisfazione. E poi concluderemo con una bella anguriata al 30 di agosto. Ma fino adesso il tempo ci ha aiutato perché abbiamo perso solo una serata. L'augurio è che il tempo ci aiuti e che il cinema all'aperto all'Arena BCC continui. In California. E sempre all'Arena BCC di Fano, domani sera andrà in scena la compagnia dialettale Artacan con lo spettacolo dal titolo Tutti insieme appassionatamente oguesi, quindi o quasi.
Presidente, quest'anno abbiamo una nuova compagnia direttamente di Fano. Di chi si tratta? Della compagnia Artacan di Centinarola, naturalmente io vengo da Viviamo Centinarola. Quest'inverno ci è capitato di collaborare perché abbiamo fatto il presepe vivente nella sede del Vespa Club. E poi a Natale sono andato anche a vederli, dopo Natale, Carnevale sono andato anche a vederli e mi sono piaciuti. Gino mi ha detto: hai qualcuno a propormi? E io, come potevo non proporre la Cristina e la Mariangela, e quindi sono qui e presentano la loro commedia. Innanzitutto, come si intitola questa commedia? La commedia si intitola Tutti insieme appassionatamente Oguesi. Perché questo Oguesi, la commedia è ambientata in un condominio dove ci sono vari personaggi con le loro caratteristiche un po' strane, anche l'amministratore, diciamo, che non è al 100 come diciamo noi, che però è molto bravo e cerca di risolvere questi problemi che sembrano così grandi ma effettivamente non lo sono, ecco. Com'è questo approdo all'Arena BCC? Siete emozionati? Sì, siamo molto emozionati, anche perché, diciamo, tecnicamente con le scenografie esterne non eravamo neanche molto preparati sotto questo livello, però collaboriamo anche con un'altra compagnia di San Lazzaro che ci ha aiutato. Siamo preoccupati ma anche molto emozionati, anche contenti dell'invito che ci ha fatto Massimo, ovviamente. Allora vi aspettiamo tutti il 21 d'agosto alla BCC di Arena. Non mancate. Non mancate. E ora un altro appuntamento. Martedì prossimo alle ore 21:15 all'ex chiesa di San Francesco a Fano, Ivan Antognozzi presenterà il dossier di candidatura della città di Fano a Capitale Italiana della Cultura 2022. All'incontro pubblico organizzato dal Comune verranno presentate le linee strategiche del progetto e il programma di eventi. L'ingresso sarà gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria e il ritiro dei biglietti è previsto al botteghino del Teatro della Fortuna. Maggiori dettagli, così come gli ospiti e i vari relatori della serata, li potrete trovare sul nostro sito www.occhialanotizia.it. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo che subito dopo trasmetteremo l'intervista integrale che abbiamo realizzato questa mattina al dottor Claudio Cicoli sul punto nascita unico, ma anche su questo percorso protetto di gravidanza a termine che prevede un accesso familiare in tutta sicurezza. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione domani mattina con la nostra rassegna stampa alle ore 7. Arrivederci.